Andiamo, proviamo ad andare in quel di Toronto, 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 vediamo un po'. Allora, vediamo se riesco intanto a trovarlo, la lista Skype è molto lunga. E proviamo ad andarci, va. Da Minguccio, dai, dai, facciamo. Lo avete visto a New Orleans o a New Orleans? E proviamo ad andarci di persona. Hello, hello, hello. Hello, are you there? Is there anyone connected? Siamo qua. Siamo qua, ragazzi, Toronto, siamo qua, Toronto, Minguccio, Domenico del Core è qui con noi in collegamento. How are you? Dimmi, io sto bene, tu? Dimmi, Dimmi, cioè, fai anche tu un po' la occupa, che parte. vuoi che ti dico? Dimmi anche, capito? Io ho fatto Minguccio, dimmi, proprio, mi hai trattato proprio malissimo. Bravo, come va? Ecco, già va meglio, Già va meglio, basta che va meglio. Mi vuoi in inglese o in dialetto? Come vuoi tu, potimmo fare un poco e un poco. Prima mescolare, some this, some that, Yeah, un po' di insalata, let's shake our language. little bit of everything. Yeah, where are you now? Where exactly? Where? Io Yes? sto in ufficio, Yes. sto, vi faccio vedere qua, sto davanti al PC, sto al lavoro. Aspetta, 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 aspetta. Mi hai fatto vedere una maglia, fammela vedere Alla mano. bene. È qua la maglia, quella che tieni tu. Ah, ui, ui. Para fatto apposta, Angelo che mi ha mandato il video della Ferrari, tu con la maglietta de... Che spettacolo, che meraviglia ragazzi, il patrimonio italiano nel mondo. Allora, Migu, in che zona ci troviamo di Toronto? Ok, siamo al nord-ovest di Toronto, centro-ovest, che Ok. sarebbe la strada principale che divide Toronto da est a ovest, che si chiama Yonge Street, che è la strada più lunga del mondo, se la vuoi. È circa 7.000 chilometri lunga. Cambia nome, però è sempre la stessa strada. Mamma mia. Allora, io sto un po' all'ovest di questa strada. Ok. Tu vivi a Vaughan, che è la capitale degli italiani in Canada, in quel di Toronto, giusto? Forse un giorno è la capitale degli italiani anche in Italia, perché siamo circa 1,5 milioni di oriundi italiani. Mazza. Una città tanto grande in Italia la devi cercare molto per trovare un'altra così grande, Praticamente dopo Roma, Milano e Napoli c'è Vaughan, no? perché Siamo noi, ah. esatto, che meraviglia. Allora, Bingo, io ho chiamato Alessia Filetti a New Orleans e ovviamente ho passato poc'anzi il video che mi ha mandato. Sì, siamo stati a New Orleans, ci sei stato tu per primo, quindi mi hai dato quest'idea di chiamare questa amica appunto italiana a New Orleans. Mi racconti un po', noi abbiamo visto un po' del video che mi hai mandato, racconti un po' a tutti i nostri amici com'è New Orleans dal tuo punto di vista. Ecco, ci sei stato, sei stato diversi giorni lì, che te ne è sembrato? Essendo una città di Nord America, è una città che abbiamo conosciuta per una strage, Katrina, the hurricane of a few years ago. So it was very much interesting for me to want to see what was the city, and I was very surprised that most of the people of New Orleans, they're very, very warm people, sono molto accoglienti, Warm and happy, right? happy all the time, yes. In tutto quello che ho visto io, tutti contenti. Diciamo che even if they had such a disaster in their hometown, in their city, that we cannot even, me and you can never imagine, that
avevano delle bare ai cimiteri che andavano sull'acqua, con i coccodrilli a fianco, che allora era una cosa molto, molto. Sono andato a vedere un cimitero, il primo cimitero di New Orleans, dove mi ha spiegato the tour guide che c'era più di mezzo metro d'acqua in quel cimitero. Allora, ma la gente è molto, molto accogliente, sempre sorridente. Quelli nativi, diciamo, io parlo della gente di là, di New Orleans, non parlo di noi come sono stato io da visitor to the city. A me mi piace sempre parlare di quelli che abitano là. È molto accogliente, molto, molto bravo. Is New Orleans similar to Naples as Alessia said a few minutes ago? Maybe it's similar. You have to think there's the largest, one of the largest river in the world goes through New Orleans, the Mississippi River, right? New York. It goes right through New Orleans, right? La storia di New Orleans tra i francesi e gli schiavi del West Africa che hanno fatto New Orleans. È sempre perché l'acqua ha cresciuto questa città, forse come ha cresciuto Napoli oppure tutte le altre città marittime, diciamo. Ma sembra Napoli? Sì, no. Forse non ci sta nessuno come a Napoli. Un po' dice no. E forse non ci sta un'altra città uguale a New Orleans Music. nemmeno. No? Diciamo Toronto e New York ci somigliano. Chicago e Toronto ci somigliano. Forse come a Milano, non come a Napoli. Music Diciamo. and fun everywhere, divertimento, musica, canti, balli, una città viva. Io ti ho mandato un po' di video per farti Yes, vedere. yes. Ti Fantastic. fermi in mezzo alla strada e stanno in un complesso. Ogni porta, no? Metti So, 5 dollari là e ti fanno qualsiasi canzone che vuoi. Megu, possiamo dire, ovviamente, tra virgolette, scherzando, ovviamente, io sono da invidiare, sono un po' suonati, ovviamente, scherziamo, no? Però suonano ovunque. Mi ha incuriosito, io con questi video di New Orleans mi sono incuriosito e ci vorrei andare e vorrei farmi una camminata da quelle parti. Chissà che quando verrò la prossima volta negli States non ci possa essere un'occasione per cui magari spostarsi laggiù. Io dico da quelle parti, però in realtà è nel sud degli Stati Uniti. A un punto New Orleans era lo chiamavano il Palermo dell'Ovest. Perfetto. Allora, siciliani, da tanto, tanto tempo. La Allora. città è 300 anni, ha celebrato l'anno scorso. New Orleans, Quindi ok, giovane. NOLA 300, che sarebbe l'anniversario di 300 anni. Allora tu puoi capire, anche essendo vecchia e nuova, in comparison to Sicily, it's a Magù, little bit young. noi mo stiamo parlando di New Orleans, ma dovremo fare un collegamento nelle prossime edizioni in cui parliamo di Toronto, facciamo vedere un po' Toronto. Io poi mostrerò qualche video fatto anche con me, perché ci sono stato lo scorso ottobre. È una città che mi ha rapito, una città meravigliosa. Diciamo, ecco, hai detto prima 1.500.000, 1,05 milioni di italiani oriundi da quelle parti. Ecco, dillo tu, come si sta a Toronto? È una città, insomma, ovviamente Italian friendly, è una città friendly e basta, proprio in generale, una città accogliente. Non è come New Orleans, diciamo, perché noi non siamo tutti potheads, no, non fumiamo tutti, però accogliente,
mi sembra che siamo più di 130 nazioni in Toronto, siamo un po' di tutto. Siamo ancora in una città ancora molto safe, no, not too much crime. Abbiamo, we have our share of garbage, okay? But we're not immune to it. You know, there's good people and bad people everywhere. But Toronto is a city of immigrants from all over. We get along with everybody, right? Dove lavoro io fino a 2 mesi fa, 100 persone che lavoravamo, uno solo italiano. Oh, ok, tu. È inimaginable in Toronto che trovi solo un italiano, eppure diciamo, è Sì. successo. Mangù, allora io non ti rubo molto tempo, noi siamo tra l'altro quasi in chiusura, però ovviamente non posso non chiederlo anche a te un saluto in dialetto e in inglese. Dovete sapere, cari amici, ve lo riproporrò nelle prossime puntate, faremo anche un servizio ad hoc su Patrimonio Italiano TV. Domenico Del Core, Minguccio, che vedete sul vostro schermo sulla destra, è il primo anchorman global al mondo, il primo anchorman di un TG in dialetto international nel mondo. Non esiste un altro, probabilmente tra un po' esisterà qualcosa, ma prima non ce n'era, prima di lui. Abbiamo realizzato un TG, ve ne parleremo poi in seguito. Quindi il saluto in glocal da te è proprio d'obbligo, Mingù. Fammi un bello saluto in dialetto, in inglese, a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV. Prima di tutto a tutti voi del Patrimonio d'Italia TV, vi ringrazio per farmi spendere 2 minuti con voi. A tutti li mandauti se voglio, you know, stiamo buoni, you know? Staci vicino, staci proprio qua, a 2 passi ando stanchi, no? Mezzo chilometro. Allora, io come stesso mandauti, io stanco alla fontana, io staccio all'ariello, che okay? Mosega. Non si sta accettando un mango pure per mettere lo santo. Ok? All English speaking, you know, I want to say hello to everyone. I'm so glad to have a chance to talk to you, all of you. You know, stay well. The forever Montagudese, Montagudese lontano. I love you all. Even if I don't see you, I only see one. I see your face. I don't see nobody else, you know. Maybe next time we can see some other people. But thank you for letting me be part of your dream, you know. We got to bring our dream to the world. We are very small, okay? Just a phone call away, you know. You are a poet, Mungu. You. All the best to you and your friends, that I know them both. Okay? Give a kiss to both of them, and we'll see you next time. Perfetto, e salutiamoli Luigi e Vince, gli altri due Yeah, i moschettieri. moschettieri. Yeah. Ci rivedremo. Assolutamente, ci rivedremo prestissimo negli Stati Uniti, negli States e ovviamente in Canada. Domenico Del Core ai nostri microfoni, grazie Mingù, un abbraccio a tutta Toronto, un abbraccio enorme a tutta Toronto. Grazie assai, eh? Ci vediamo, ci sentiamo. Thank you, have a great day and have a nice night. You too. Thank you. Thank you, bye bye. Bye. Ciao.